Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo subito con i dati della pandemia Covid. Ad oggi il numero dei positivi a Fagnano è di 60, un leggero aumento in linea con il trend nazionale. In tutti gli edifici pubblici d'Italia oggi le bandiere sono a mezz'asta. Questo perché è la giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid. Un pensiero va anche a tutte quelle persone che hanno perso i loro cari per questa tremenda pandemia che ha colpito il nostro mondo. Quanti siamo a Fagnano? Il numero degli abitanti è di 12.508 persone. I nati nel mese scorso sono 4, le persone decedute 23. Un caloroso benvenuto e un abbraccio alle famiglie dei nuovi arrivati e un abbraccio e sentite condoglianze a tutte le persone che hanno perso i loro cari in questo periodo. Lunedì nelle scuole di Fagnano e in quelle d'Italia, perché è una manifestazione nazionale, parte il Donacibo. A Fagnano questa manifestazione è gestita dall'Associazione Pane di San Martino. Il cibo che verrà raccolto nelle scuole viene destinato, in questo caso, proprio per richiesta dell'amministrazione comunale, ai profughi di origine ucraina presenti sul nostro territorio. Veniamo nel dettaglio di quella che è l'emergenza ucraina per quanto riguarda il nostro paese. In questo momento a Fagnano sono arrivate una trentina di persone di origine ucraina, tra loro ci sono anche dei minori. Allora, bisogna innanzitutto dire che per quanto riguarda la parte organizzativa e quindi tutto quello che riguarda anche la filiera sanitaria di tamponi e vaccinazioni, il comune si è mosso in anticipo, tutte le persone presenti sono state registrate e sotto quel punto di vista siamo completamente in ordine. A questo punto si sta vedendo di organizzare, e daremo i dettagli in settimana, quelli più dettagliati, una raccolta straordinaria di cibo e di vestiti. Non mi dilungo su questo fatto, semplicemente perché siamo a punto di vista organizzativo. Quando avremo i dettagli li comunicheremo. Ci tengo a rassicurare tutti i cittadini in merito appunto a questo tipo di emergenza. Le istituzioni stanno facendo la loro parte. Gran parte del lavoro la stanno facendo le associazioni del paese e le famiglie dei fagnanesi. E io non smetterò mai di ringraziare le associazioni e le famiglie fagnanesi che in un momento di crisi come questo ancora una volta hanno aperto il loro cuore all'aiuto e all'emergenza delle persone. Per gli eventi della settimana prosegue allo spazio Optium la mostra Poesia e Teatro e in occasione di questo fine settimana i componenti dell'associazione Alba reciteranno delle loro poesie. Domani è il 19 marzo, è anche la festa di San Giuseppe, la festa di tutti i papà. Un augurio a tutti i papà di Fagnano Lona. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana prossima e al prossimo video.